Siamo con le immagini al 90-91, il ritorno di Galeone a Pescara dopo il pareggio di Reggio Emilia, aveva sostituito l'esonerato Mazzone, il Pescara si impone per 2-0, questo è il primo gol da Impallomeni a Paolo Baldieri, lo spunto e la rete dell'1-0, Pescara 1, Brescia 0, il raddoppio, un pezzo di bravura di Fabrizio Fioretti che elude con una gran giocata l'intervento di Quaggiotto e poi con grande eleganza il pallonetto ai danni del portiere del Brescia, fu anche il primo gol in maglia biancazzurra per Fabrizio Fioretti che era un ottimo centrocampista. Siamo già con le immagini alla stagione 91-92, la stagione della promozione in Serie A, Giovanni Galeone in panchina, il primo gol del Brescia, Gazz che approfitta di un autentico pasticcio tra Savorani e Dicara, Maurizio Gazz dunque sfrutta la grande opportunità e la pareggio con questa verticalizzazione di Max Allegri, l'inserimento di Gelsi, il gol dell'1-1. Con le immagini passiamo al campionato 1992-93 Serie A, era il 14 febbraio, Pescara batte Brescia 2-0, la punizione di Allegri, il colpo di testa vincente di Roger Mendy, il primo gol con la maglia del Pescara per il difensore senegalese e poi il raddoppio nella ripresa, Dunga, Borgonovo, Allegri, ancora Borgonovo, grande combinazione, il compianto Stefano Borgonovo, che attaccante, 2-0 per il Pescara, era il 14 febbraio 1993 Serie A. Passiamo ora con le immagini al 98-99, 20 anni fa, 13 giugno 1999, il primo gol di Giovanni Pisano perfettamente assistito da Michele Gelsi, la partita, la vittoria della grande illusione, stadio gremito, il Pescara lottava per la Serie A sfuggita di un punto al termine proprio di quella partita, grande azione di Galeotto nella ripresa, il raddoppio di Giovanni Pisano, centravanti di quella squadra allenata da Gigi De Cagno, quindi il terzo gol, ma prima c'è l'esultanza dei tifosi biancazzurri perché da Torino il pareggio dei Granata contro la Regina, poi la Regina riuscì a vincere quella partita e praticamente il Pescara fu beffato proprio sulla linea del traguardo, arrivò al quarto posto, 63 punti ad 1 dalla Serie A, questo è il terzo gol di Mauro Esposito, ne segnò 13 in quella stagione, questo invece è il 3-1 di Dario Hubner e poi il Brescia realizza anche il 3-2 con il polacco Kozmiński, ottimo giocatore del Brescia di quegli anni. Questo è l'ultimo precedente che vi mostriamo, era il 23 aprile 2016, l'ultima vittoria del Pescara sul Brescia, Pescara batte Brescia 2-1, in vantaggio le rondinelle con Dall'Oglio che sarà assente domani per infortunio, traiettoria strana che beffa, che sorprende Fiorillo, ma anche un grandestro da fuori appunto di Dall'Oglio, Brescia in vantaggio, rivediamo la marcatura del centrocampista che ripetiamo ancora una volta domani sarà assente per infortunio, il pareggio, il calcio d'angolo di Daniele Verde, il colpo di testa, deviazione di un difensore avversario, il colpo di testa di Capitan Memusciai, 1-1 il parziale, il Pescara capovolgerà la situazione con Gianluca Lapadula, lancio in verticale, qui c'è tutto il mestiere, tutto il fisico di Gianluca Lapadula, le rondinelle allenate da Boscaglia si lamenteranno a fine partita per un presunto fallo di Lapadula sul portiere Minelli, dunque il gol della vittoria firmato da Gianluca Lapadula, biancazzurri che all'Adriatico hanno sconfitto i Lombardi solo due volte nelle ultime 9 sfide, tutte in B, subendo ben 5 sconfitte.